Benvenuti a tutti, allora nuovo appuntamento con 4 chiacchiere con gli ospiti di quest'oggi sono Filippo Pavoni e Luca Massalongo, benvenuti. Buonasera a tutti. Ciao ragazzi. Allora, avete seguito le altre puntate, avete sbirciato un po' cosa hanno detto i vostri compagni? Sì, soprattutto la puntata CB in romano, sì. Che infatti avevo mi sono sentito tanto preso in campo lì. Infatti, Luca, hanno praticamente stato tutto protagonista, non romano e CB, ti hanno tirato in casa più volte. Ecco la cosa da rispondere. Ma perché ci vogliamo bene, dai, accetto tutto, ci vogliamo bene per quello, sì. Allora... Nel caso puoi approfittare adesso, questa volta tocca vendetta. Mamma, adesso se ne ho l'occasione li distruggo. Sì. Allora, però prima di passare sui compagni, siamo qua con voi due, quindi abbiamo preparato un quiz. Ok, avete già le lavagnette. Ok, infatti sono già belli. Ok, perfetto, già le maniche sudano. Ansia, esatto. Io qui pronto, ho un po' di domande, allora, sia tema sport, perché abbiamo due sportivi, però anche un po' in generale su altre categorie. Però partiamo dallo sport, ok? Allora, quando io vi leggo la domanda, voi senza farvi vedere, senza sbirciare, okay. Mi raccomando, scegliete la risposta e poi girate verso la camera e vediamo chi ha preso il punto. Sono d'accordo, vediamo. Chi vince, vince la titolarità sabato, attenzione. È mister Alessio. Aia! Mamma! Va bene! Ah, proprio serena oggi. Okay, non okay, perfetto. Non si inizia. Mai. Io già non riesco a più la penna, quindi penso che già... già parti... Riconfermato Pavoni. Ok, allora, partiamo con questa. Voglio sapere come finì, visto che siamo in tema di mondiali, la finale però degli europei di calcio nel 2000. Vi do un suggerimento, c'era l'Italia. Ok, allora quindi grazie. Dire contro chi, quindi la partita e il risultato del match, quindi chi ha vinto delle due. Attenzione. Stavo pensando, sì, ma mi mette l'ansia così, cioè ho l'ansia adesso. Guarda, ma forse non mi ricordo il risultato, però mi ricordo chi ha segnato. Io so come, forse. Intanto metti giù le squadre, una è l'Italia. Intanto lì me l'hai già detta. Quindi quello è già qualcosa, in caso... Ok, il risultato? Non me lo ricordo, però so un dettaglio, può essere... Sì? Vero? Ho già capito. Sì, ho il dettaglio, ma non mi ricordo il risultato. Io mi tocca, mi sa che sparo il risultato adesso, a random. Se lo prendi io. Però... Un gioco risultato anche. Sì, sì, io voglio il risultato della partita. Ah, il sentimento. Ce l'ho. Vediamo. Allora, entrambi Italia-Francia, ok? E quello è giusto. Ok, okay. Poi ci siamo. Per Pippo però ha vinto la Francia 2-1, per te invece ha vinto l'Italia. Ah, no! Sì. Giusto. Quindi, mi sa, ormai ho sbagliato. Ma la domanda non era con chi ha perso l'Italia. No, io ti ho detto come finì la finale. Ah, ok, no, allora io do fiducia alla mia nazione, certo. Certo, poi i francesi, io qua, quindi no. E complimenti, ha fatto giusto il pavo. Perfetto, mi hanno già illuso dopo la prima domanda. Perfetto, dai, però c'era. 1-0. Cioè, pensa se scrivevo prima Francia, avevo fatto giusto pure io. Volontariamente avresti fatto giusto. Pensa te. Però bravi, dai, almeno... Dai, 1-1. Sì. Saremo 2-0 tra il tappo che non sei riuscito ad aprire e la risposta. Però... Un po' anch'io prima. Però ho cancellato prima io, Bonus in caso di parità, come tipo la differenza reti, che hai cancellato prima. Allora, stiamo sempre a livello sport, dai. Ok. Vediamo, voglio sapere quante gare ha vinto in carriera, cambiamo, non più calcio, Michael Schumacher. Io devo proprio... Vi dico tante, Io sto per scrivere tante. Ah, ok. Però un mondiale di media quante gare ha? Un mondiale, abbiamo l'esperto. Un media? Quante gare ha Luca, un mondiale? In Formula 1? Più di 20. Più di 20, ok. Allora, in tutta la carriera. Ma adesso ne ha tante, all'epoca ne aveva molto meno. Ok. Quindi quante gare ha vinto il buon io Michael Schumacher? Ho capito che è un fenomeno, quindi cioè, gli do tanta fiducia. Si può mettere un tra e tra? Un po' ristretto. Sì, cioè, non esatto, da 0 a 100. No. Okay. Vediamo chi si avvicina di più. Ragiono che se uno va più vicino... Prende il punto. Largo. Forse esagero tantissimo io. Proviamo. Adesso.
No. Ok, il pavo già scritto, Ce l'ho. Pronti? Girate. È la Madonna. Attenzione, 218. Sì, sì. E qua 77-83. Allora, nessuno di due, nei due ha indovinato. Perfetto. È sbagliato. Però tu sei andato proprio distante. Distantissimo. 118. Perché sono 91. Dai, ma io non so niente di Formula 1. Io penso solo al calcio, Solo al calcio? Per quello, certo, mica so di Schumacher. Adesso siamo 2-0, Speriamo che si è ripreso, a proposito. Si è ripreso, no, non si sa niente. Non si sa più niente. Speriamo. Sì, speriamo. Allora, vediamo. Visto che hai detto che ti intendi di sport, di calcio, ritorniamo al calcio. Voglio sapere chi detiene... Anzi, aspetta. Sì, chi detiene il record di presenze... come commissario tecnico, come allenatore della nazionale di calcio italiana. Io ne ho uno, io darei tanta fiducia a lui. Quello che è rimasto più tempo sulla panchina dell'Italia. Non mi ricordo il nome di chi ha il record di vittorie, che dovrebbe essere 63, però dovrebbe essere lo stesso. Che ma qua stiamo parlando di dati, questo ho studiato prima di venire qua. Italia. Gli hanno detto le domande, dai, lo so io. No, dai. Qua siamo. Solo che non è proprio il nome. No. Allora, non è un nome che ti viene subito, devi un attimo... No, un po' vecchio, cioè vecchio sì, di... Sì. Infatti avevo già... uno ne avevo, adesso che mi hai detto così mi hai tolto il dubbio e l'altro mi deve venire il nome, però... Mancini, dico... No. Prelippi, sicuro. Sì. Ma io c'avevo lui, però era troppo... Sono 104 le presenze. E 63 le vittorie. Dai, quello che... Dovrebbe. Ok. Insomma... Ti posso dire il nome? Sì. Enzo. Ce l'ho. Mamma, è che non so. Subito. Grazie. Non è il presidente. Sì, esatto, non è il vicepresidente della Clivense. Salutiamo Enzo, però. Andi Enzo. Non è lui. Non mi ricordo come si scrive bene. Ma tu scrivi, lo vediamo. Attenzione. Magari più complimenti per i pantaloni. Esatto. I noti sono calzino. Direi proprio. è la prossima rappresentanza, sì, della Clivense. Tira. Attenzione, abbiamo Enzo Presti. Può essere. Che è il fruttivendolo. Vediamo Enzo Barzotto, si chiamava così? Attenzione, Luca fa il punto, complimenti. Allora, stai muto, sai. Sì, andiamo. Vedi che c'avevo il dubbio tra Lippi e lui. Poi ti ho detto Enzo. No, Lippi me l'hai tolto, però no, non mi veniva bene il cognome, perché certo, ragazzi. C'è un Presti. Vuole che gli presto la lavagnetta a questo punto, dai. Smetti. Quindi siamo 2-1, ok? Allora, cambiamo un attimo argomenti, va bene, perché sennò siete qua troppo efferati sul calcio. Mangio un pezzo di Filippo qua io. Sì, infatti qua prendete, c'è una volontà a cibo, quindi un po' di formaggio. Andiamo sulla storia, domanda tipica proprio così de botto. Perso. In che anno fu fondata Roma? Facile. Attenzione, ti metti subito ansia perché la sa. Io ce l'ho. Proviamo. Anche tu la sai? Ce l'ho. Proprio. Vamo. Prego, giriamo. Andiamo. Avanti Cristo. Dopo il resto non lo so. Io ci metto il numerino. Ah, ok. Tu nel è giusto. Ah, facciamo però così. Manca facciamo così. Un pezzo. Mettilo dopo. Ok, allora è un punto a testa. Così è giusto. Perché ci lavora insieme, si fa squadra qua, eh? Esatto. Yes. Essere di gruppo, però è giusto. AC. Sì, è giusto. Bravo. Ragazzi, andate a scuola. Studiate. Importante. Mi raccomando. Buon Luca qua che... Quindi quanto siamo? 3-1? No. Sì, dai. 3-1. Vabbè. Volevo dargli mezzo punto, ma non capivo come gestire, adesso, quindi 3-1. Sì. Dai, dagli il punto, facciamo anche la carità. Caritas, via. Allora, geografia. Vabbè, proprio devo perdere oggi, ci siete stati. Dove si trovano i faraglioni? Allora, posso scrivere cosa sono, però non so dove sono. Addirittura? Cosa sono? Lo spieghiamo, ci sta. Però, cioè, tipo, dai la mano anche tu, però in teoria che ci lavori forse, giusto? Non lo so, però... Non lo so, sono tipo...
sassi, però rocce, però con un certo tipo di particolarità che non mi ricordo. Ok, queste rocce particolari, chiamiamole così, dove si trovano? Cazzi, ma... da qualche parte dirai te, però... ce l'ho, è facile questo. Sì, non ci sono mai facile. Stato. Non ci sono mai non stato. Mai facile, stato, però è un bel posto. Però buttati un attimo. Non li butto, giù dal balcone devo buttare. No. A meno nord. Niente, non funziona niente. No. Zona, credo, Erichiello più o meno. Ah, madonna, allora non è proprio... Giù oppure a Modena, intendi? No, no, giù. Ok. Allora, ragazzi, io ci provo. Ok. Ti dico nel frattempo che il pavo ha fatto giusto. Giusto per mettere un po' di... pepe. Ah, la prendi larga, ci sta, giriamo. Boom. Sì. Ed è giusto. Vabbè. I maglioni si trovano. La sapevi tu questa. No. Dai, facciamo come Roma. Avanti, no. Cristo. Questo però sei un po' più applicato, ragazzi. No, ragazzi, ci ho pensato. 4-2, te la diamo, dai, 4-2. Oh, là. Rientra comunque. No, perché andarmene via con un punto, cioè, no, dai, almeno già ne abbiamo due adesso. Facciamo perfetto. L'ultima di cultura generale. Ecco. Come siamo messi, ragazzi? A pezzi, però ci proviamo. Io so che esco. No, dai, allora. No, scherzo. Vediamo, perché ce ne sarebbe una che però secondo me è troppo facile. Ma quale gruppo musicale canta Io Vagabondo? Se volete io ve la canto, però non... Vai. Tu canti e scrivo. Tu canti e scrivo. Tu canti e scrivo. Sì, ma so... No, è io, vagabondo che sono io. Vagabondo che non sono altro, che non sei altro, no? Io tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto. Dio. Perfetto. Ah, gli hai tirato l'occhio. Ah, ti ho visto però, che sbirciavi. No, raga. Non la so. Questa me ne tolgo totalmente, ragazzi. No, ma lì, ragazzi, io... musica, preparatissimo. Oh, però almeno molto... lui però karaoke ce la cava. Facciamo 5-3. 5-3. Perfetto, andiamo. Mamma, come sto rubando qua. Vai. Allora, domande... finite. Perfetto. Si apprezza comunque l'impegno dei ragazzi, però si aggiudica il posto titolare il pavo. Vabbè, giusto. Vabbè, così, dai. Allineamento di mezzo, fate una toccatina. Occhio che adesso. No, ma io me la tocco, tanto io sono sereno, quindi eccolo lì. Io metto giù tutto quello che a me non servirà mai più. Eccola lì. Scrivere. Ci sono arrivate, a proposito di domande e risposte, domande anche da chi ci segue da casa. Ok, qua forse me la cavo meglio. Per esempio, il buon Zanna. Forse saprete chi è? No, non conosco. Chiede. E se conoscessi, disconosco ora. Perfetto. Chi è il vostro compagno di riscaldamento preferito? Secondo me c'è uno che si chiama come lui proprio. Fatalità, vero? Pensa a te. Un po' narcisista, ragazzi. Sì, però è lui. È lui? È Zanna, grande sì, Tommy, grande. Sì. Grande, un salutone al Tommy. Il nostro Zanini. Okay. Sì. Sì, un po' poi di... facendo riscaldamento con noi comunque ha fatto il primo gol la settimana scorsa, quindi esatto. Da una manca lui. E poi anche un po' di scaramanzia, cioè una volta che... pochino, è proprio poco. Di... noi non siamo scaramanzi. No. Ok. Altra domanda. Ancora Zanna, no scherzo, mi avanti. Andre Manto ci chiede, okay, questo non è il vostro compagno di squadra, no? Qual era il vostro idolo da bambini? Allora, avevate un idolo qualcuno? Sì, 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 certo. Sì, allora io mi ricordo che ho iniziato a fare proprio il ruolo del portiere. Già giochicchiavo a calcio, sì, ma non c'era un ruolo ben definito, avevo penso 5-6 anni, 6. Mm-hmm. Però io mi ricordo quando abbiamo vinto i mondiali c'era Buffon con questa maglia d'oro, te la ricordi? Bellissima, mamma che bella, e il guanto, ma tutto quanto bello. E allora io lì ho iniziato proprio ad applicarmi più o meno a cercare di fare il portiere, provarci. Perché servono anche le mani per fare i portieri, ricordiamo. Non i guanti, c'ho provato, no, mettere dentro qualcosa i guanti. Okay. E io direi lui, anche se non è proprio il mio idolo, però è stato uno dei miei primi idoli che ho iniziato a fare il portiere grazie a lui, secondo me. Va bene, quindi Gigi Buffon? Sì, dico Gigi. Sì, io in maniera diversa, perché comunque avevo cominciato a fare il portiere semplicemente perché non mi piaceva correre. Okay. E poi è andata così. La classica storia. Se no, un portiere che mi piaceva guardare era Art ai tempi del City. Sì, tanto poi... forte lui. Mm-hmm. Però come idolo c'ho anche Oliver Cagni. Lui bello... pazzo, mamma, pazzo, cattivo, carino, sì, bellissimo. Lui forte anche, insomma. Va bene, allora...
se mi rispondete però veloci, c'è l'ultima, proprio veloci. Vai, vai, andiamo, andiamo. Siamo in chiusura. Cosa ne pensate dell'evoluzione? Una domanda facile. Dell'evoluzione del ruolo del portiere negli ultimi anni? In tre parole. Proprio veloci. Tanta, tanta roba. No, lo giuro. In tre parole. L'evoluzione del gioco coi piedi, sì, gioco okay. coi piedi. Sì, sì. Sei contata, bravissimo. Tanta roba, perché è proprio no, a parte scherzi, è cambiato totalmente il ruolo del portiere da anni fa, quelli che sono gli anni di adesso, però veramente devi essere quasi un giocatore in più messo okay. a e voi lo siete? Sì. Sì, lo è. Dai. Quel duro allenamento lo sarei anche te. Dai, arriviamo con calma. Perfetto. Ho iniziato quest'anno io. Tempo al tempo. Allora, ringrazio ancora i due portieri della Clivense. Grazie a voi. Ok? Filippo Pavoni e Luca Massalongo, salutiamo i nostri amici a casa, salutiamo anche Dal Bosco, il terzo portiere della Clivense, che non dimentichiamoci. Michele Contento preparatore. Possiamo dire no, scusa, non si può dire? No, teniamo top secret. Top secret, no, bisogna avere anche i segreti. Scopriremo cosa. Ciao, mister. Ragazzi, ci vediamo allora al prossimo appuntamento. L'ho salutato solo per sabato. Ciao, mister. Bentornati di nuovo! Salve! Siete simpatici, hai detto, beh dai, troppo presto, dai, facciamo qualche minuto in più di diretta. Non avete idea di a cosa andate incontro. Esatto, quindi a vostro rischio e pericolo. Però mi hanno detto, visto che abbiamo i famosi bigliettini e visto che Luca c'ha qualcosa, no, da dire alcuni compagni, ne approfittiamo per fare il gioco di bigliettini. Allora, questa volta l'abbiamo preparato al contrario, nel senso che non c'è tipo chi è il più festaiolo, Luca Massalongo, ma qui pescate il nome di un vostro compagno e mi dovete dire voi un aggettivo che collegate a lui, ok? Quindi dovete sfogare proprio. Una testa. Prendo lì. C'è il microfono uguale. Esatto. Vabbè, Harry, voglio bene Harry, Vai, ti vuole partire? Vai. Parto subito. Devi beccare o Romano o Cibin, Mamma. Ah, ma ce li ho. Due addirittura. Esatto. Tutte e due le beccate. Era Romano e Cibin. Era loro. Con calma. Con la colla, Dario. Dario. Devo stare anche attento a cosa dire, perché con un aggettivo. Intanto in ripresa, perché era stato fuori nell'ultimo periodo. Sì, sì, sì. Tra poco lo rivedremo. Un piccolo problemino muscolare. Un aggettivo. Bastono? No, dai, non si può. Sì. Gli altri hanno bastonato con te, quindi Lo so, però devo dire, Cibin ha anche parato un po' del ritardo perché lavora. È furbo. Dario, forte è facile. Sì, direi esatto, avrei detto subito forte, però anche un po'. Vediamo. No, è anche troppo scontata, dai, se fa forte. Vai. Io mi associo. Uno nel senso, ne ha così tanti che. Calciatore, secondo me. Sì. Proprio. Ma pensa, Dario. Punizioni senso di comportamento, preparazione, cioè, di quello che come si fa, calcio, come si mette in campo, cioè lui sia proprio un calciatore. Esatto. Si vede che avrei detto anche basso, però era un po' cattivo. Dario, voglio bene. Dario, ci sta, va bene. Bravo. Voglio uno sotto. Attenzione, ho messo sotto per tosto. Se arriva il rossito, passamelo, ti prego. Sì, poi. No, scherzo. Prendere uno o due. Uno, è che ci ha messo la colla, ci fanno gli scherzi. Che pescato? Franchetto. Tanto sonno. Beh, intanto grazie per le pizze di ieri. Bravo, Franche! Solo mezz'ora in ritardo. Ha preso la patente lui e Benazzi, quindi abbiamo portato a mangiare. Abbiamo mangiato. La prossima volta quindi scarossano tutti quanti. Solo mezz'ora di ritardo, aveva un po' fame. Sì. Franchetto. Sono andato via alle 7. Non è neanche timido, perché se lo prendi da parte uno che parla molto, però un po' riservato. Sì, però preso in un altro contesto parla molto, quindi no, ambiguo è brutto. Ambiguo è brutto. Sì, quasi come lui sembra quello, tipo, secondo me, è ragazzo tranquillo. Mille paranoie, in realtà poi ci parli ed è sciolto, proprio mi frega. Ok, bisogna conoscerlo un po', entrarci in confidenza. Va bene. Ambiguo era. No. Detto ambiguo. Allora,
prendo 22 adesso. Vai, tutta la squadra. Okay. Ok. Attenzione. Ma è tornato lui. Mi sa, ho visto una Z. Scusa, Dario. I missili? No. Il Tommy. Di nuovo, Tommy, preparatore. No, un aggettivo. Ci può dire anche lui. Vuol dire un buon uomo spogliatoio. Sì, un buon trascinatore anche lui. Sì, dai, fa anche tanto lui. Sia comunque tra i più giovani. Molto giovane. Ma perché ha tanto carattere lui sotto certi aspetti. Anche sì, come mentalità. Sì, non molla niente. Giovane, okay. Ci sta dietro a tutti, è sempre lì a spingere. Quindi direi. Sì, dopo di qualcun altro trascinatore. No, perché adesso. Un commento sulle sue scarpe nuove, ho visto su Instagram. Le mamma, sue scarpe, oro. Non le usa. Non le usa. Non le vuole comprarle. Ah, li tieni per bellissimo. Ragazzi, prendi al doppio. Ah, ok, va bene. No, Zano, sei sempre qua nei miei pensieri, ragazzi. Ti ho sempre qua vicino. Niente serenità. Il vice capo. Oh, ma Dallara. O urlatore. Dipende urlatore. Dalla giornata. Sì, dai, la testa. Se c'è la giornata lui, che dai. Si presenta al campo, vedi un attimo già la faccia. Il primo errore in partitina. Subito. Ti mangia, ti urla addosso. E poi ci sono le partite che vanno tutte bene. Ok. Ah, massacratore, bravo. Massacratore. Sì, però. Bastone massacrante, no? Aggettivo no, massacrante. Per me massacratore. No, ma. Ma a voi fa piacere? Zitto, sì, assolutamente. No, no, è una cosa positiva. È quello che anche durante gli allenamenti fotoniche di più. Okay. Poi me la porto a casa, che non ve la lascio mai quando c'è un via con me. Sempre sta bene da capitano, capitano si deve fare sentire. Sì. Anche un po' duro, però almeno. Vado. Va bene. Beh, certo, ci sono i due, diciamo, capitano e vice capitano, che sono proprio gli opposti. Sì, infatti, è vero. Gli opposti, ma serve così, è giusto. Tranquillo. Braga! Bragagnolo! Mister cartellino. Salvatore della patria, perché l'ultima partita. Esatto, ma lui in realtà c'era sta cosa dell'ultimo minuto che prende, ma. Esatto. Sì, dai, mister cartellino giallo. È quello che ne ha di più? Fa fatica a non prenderlo. Cioè, proprio non ce la fa a non prenderlo. Ne ha zero? No, cosa ha detto? No. No, secondo me hai capito male. No, fa fatica a non prenderlo. Nel senso, fa fatica a non prenderlo. Proprio dici, ma non perché ha più cartellini che prende. Lui è quello che paga più multe, allora. No, perché le munizioni che prende sono giuste. Dopo, sì, esatto. Non sono mai proteste. Esatto, sono munizioni giuste. A volte magari troppo severe, però è sempre sto giallo. Si sacrifica per la squadra. Dopo, cos'era? Dopo 7 partite che è stato diffidato? No, dopo 5. Dopo 5? No, perché ho detto magari 2 non li ha presi. Dopo 5 partite. 5 partite sì. Ma il primo che ha dato in squalifica. Vabbè, giustamente. È cattivo Bragagnolo. È cattivo? No. Non è vero, è un ragazzo d'oro, è un pezzo di pane lui, signore. No. È un grande. Oddio. Sì, è... Le mani le usa per parare, non per aprire i bigliettini. Oh. Vabbè. Momo è swag. GG, ho swag, GG. Momo GG, proprio. Momo è clean. Momo è un personaggio, proprio... Il fratello. C'ha proprio Momo... il suo stile. Sì. Anche lui dà l'impressione di essere un po' riservato. Ma lui in realtà lo è. Poi quando lo prendi in... Quando cioè, lo butti dentro una conversazione, dice anche lui. Sì, però. Però se non lo tiri dentro, lui sta bene là nel suo. Tranquillo, interessa. Dei suoi mail. Un grande, grosso. Va bene, swag, mi piace. Momo swag. Io ci metto anche GG. No, questa è una cosa tra me e lui. GG. Esatto, grazie. Qua proprio andiamo su alta scuola. Aia. Vabbè, là. Capitano Baleato. Il pacatore, cioè quello che placa. No, lui è quello che ti parla tranquillo. Cioè, proprio. È impossibile innervosirlo. Esatto. E poi c'è anche questo accento spagnolo. E poi è il classico che quando parla inizia a guardarlo così. E continua ad ascoltarlo. Mani... Sì, continua. Non riesce a non ascoltarlo, perché proprio ti parla dal cuore. Io direi. Sì. Cos'è che ho detto all'inizio? Pacatore? Sì, però dai. E poi anche un bravo cuoco, mi dicono, no? Ci aveva fatto. Non mi ricordo come si chiamava il piatto, però a base di uovo, patate. Tortine. Cosa aveva cucinato? Non so, erano delle pentole enormi così. E tapas? Tapas? Non credo, però era tutto a base di uovo, cipolla e patate. Dai, la tortiglia? Sì, tortiglia. Tortiglia. Erano venute bene anche. Sì, non è convinto. Allora, da vedere erano brutte. No, fotoniche. Da vedere erano brutte, però da mangiare erano buone.
Ah, ok, allora l'importante è quello. Anche tu questi pantaloni sei brutto da vedere, ma magari no, sei forte. Oh. Attenzione, gli è piaciuta la pescata. Credo sia proprio lui. È lui? È lui. Penazzi. Il pizzaiolo. Grande pena. Numero due. No, bagnino. Bagnino. Fa bagnino. No, d'estate. Ah, ok, quindi se c'è bisogno sappiamo di andare in un'altra piscina. Okay. Esatto, perché se penso che sia poco. Ok. L'aggettivo appenazzi. Stavo pensando. Ecco già la sua roba dei contromovimenti. Lo sterzatore. Lo sterzatore. Boh, Penazzi in realtà è il massacrato, cioè quello proprio... ma dall'ara ogni tanto... È quello che prende le parole di tutti. Okay, però è uno molto che se ne fa scivolare addosso. Sì, cioè da dire quello. Lui sotto quel punto di vista lì ha un gran carattere, perché io mi sarei già sotterrato. Sì, può essere. Lo dico, no, ma perché veramente a volte sono troppo cattivi. Io dico, no, Pena, dai, vieni. No, un grande Pena. Poi con la patente adesso il primo giorno di patente è arrivato in ritardo perché l'ha fermato i carabinieri. No, ma come? La barzelletta? Ma posto di blocco? No, posto di blocco. Ah, okay. Fermato. Ma c'è il limite della decenza. Qua è tosta. Che gli dici? Amen. No, dai. Rossato. No. Calma. Sì, è Rossato. Gui, il nostro amico Gui. Rossato. Brasiliano, sì, però mi viene da dire furbo. TikToker, perché so che va molto ex TikToker bastonato. Mollato. L'avete costretto a chiudere il profilo, sì. No. Dai, non è vero. E Gui, che aggettivo gli diamo a Gui? Boh, politico. Pulisci dalla politica? Però nelle ultime elezioni là in Brasile l'ha vissuta un po' male, era contrariato all'idea. Ma è vero, come se l'è vissuta male? E adesso... Mamma, il mondiale. Adesso c'è in testa il Brasile che deve vincere il mondiale per forza. Ah, ok. Ci riuscirà secondo voi il Brasile? Pronostico mondiali? Dallara ha detto di sì. Argentina, Messi. Anch'io, io c'ho l'Argentina, Messi è il suo ultimo mondiale. Però vorrei Ronaldo. Sì, preferirei vincere Ronaldo che Messi. No, basta. Ma sai che non ha mai vinto. Appunto, se la merita Messi, è più calciatore. Poi le scarpe di Zanini, sai come sai, no? Facciamo passo a Zano con le scarpe, grande. È il mio pupillo lui. L'intoccabile. Omar è l'intoccabile. Il lingotto tipo. Non c'è. Omar. Sì, Omar, grande, sì. O se no, altro swag GG pure lui. Lo mettiamo dentro nella. Sì, è una categoria quella, una categoria. Però intoccabile perché? Perché è il nostro under. È il nostro under. Quello d'obbligo in mezzo al campo sta facendo, secondo me, veramente bene. C'è tanta roba. Sta facendo un bel campionato. No, più che altro per intoccabile. Sì, intoccabile. Infatti, perché proprio boh, io ce l'ho con sto carattere, si vede che c'è una squadra di carattere, allora esatto. Non so cosa dire, forte vai. Sì. Dai, che abbiamo quasi finito, finiamo, dai, forte. Già il prossimo, così poi mio papà è il Toba. Mio papà Tovanelli, ciao papi. Il Toba è un grande, è quello che con cui andrei sull'isola, ti ricordi? Sì, famosa... sì, certo. Come mai? Perché è un affidabile. No, allora col Toba c'è un po' questo feeling. Okay. Ignoranza barra papà. Ignoranza barra papà, è il mio papà. Sotto braccio, praticamente. Sì, dai, è quello con dei più vecchiotti, diciamo, sì, con cui ho legato subito. Okay. Proprio subito così. Ma poi lui è uno molto che se deve spendere una parola anche con magari il più giovane, con qualsiasi persona lo fa volentieri. Gli spensa consigli. Sì. Okay. Poi fino a una certa, è umano anche lui. Ci mancherebbe. Però mio papà non toccatemelo. Va grande Toba. Rosito. Questo è il cacciatore che si è convertito al buddismo. Questa è la domanda di prima, ti ricordi? Rosito è il prete. Sì, lui crede molto. Stiamo prendendo in giro, però. Il religioso. Se l'altro è l'intoccabile, questo è il religioso. Esatto. Mi piace. Sì, è religioso, okay. Vai per il sito. Gli ultimi vai, due. Tu piglia l'altro. Una testa. Eh,
Io c'ho la Volkswagen. Io c'ho la Volkswagen. Ah, Polo. Ah, è Tommaso. Pensavo la macchina, scusa. Tommaso. No, questa è brutta. Sai, io, però ti dico la verità, non l'ho mai visto tanto quest'anno. Lo chiamavano. Così. No, facciamo così allora. Così, così poi. Vai, vai. Quello che mi ha mandato in nomination l'altra volta. Cioè, vai. Adesso tocca a te. Roma. L'impresario. È lui, è lui. È l'impresario. Grande Roma. L'impresario, sì, sì. Vestente, abbigliamento. Elegante. Elegante, anche un bel negozietto. Sì, lui è un signore. Lui è proprio un signore. No. Sì, 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 sì. Cioè, vedi io i pavoni? Sì, il contrario, esatto, perfetto. Italiano non dai mai a mano col pantalone così. Okay. Non entrereste nessuno. Ha manco la cravatta, c'ha Romano questo colore. Per un evento magari sì, però tutti i giorni è un po' no, siamo più streetwear, dai, io sì. Però più il momo Gigi Swag. Sei preso a rivalsa, è passato anche fin troppo. Ma sì, ma sono stati buoni, dai, è che non posso dirgli niente, Roma, cosa devo dirgli? Troppo difficile. Sì, è troppo difficile. Dai, non mi accanisco contro nessuno, che poi domani mi tocca vederli e devo, devo spiegargli anche. No, niente, va bene così, okay, va bene. Va bene. E adesso rimane poi Polo, che ne so. Il diamantino, direi. Il diamantino. Ma neanche, perché il diamante in teoria non si rompe. È vero. Cos'è quella? So, una cosa preziosa, fragile. Però è, sì, prezioso e fragile. Cristallo. Uno Swarovski, dai. Siamo lì, uno Swarovski. Uno Swarovski, lo chiamiamo Swarovski. Polo Swarovski. Mamma. Polo, ma era? No. Mi hai sbloccato un ricordo grande, che grande. È andata? Dai, spero che siate divertiti così, sì, anche voi. Spero che si siano divertiti anche a casa. I vostri compagni, esatto. Sì, grande. Adesso questa volta salutiamo veramente definitivo i nostri amici spettatori e ci rivediamo alla prossima. Grazie ragazzi. Ciao ragazzi.